L'artigianato è appunto uno dei settori trainanti della nostra economia regionale. La nostra economia regionale è un'economia fatta di filiere dove ovviamente cooperano costantemente e quotidianamente imprese diverse, con competenze diverse, con tecnologie diverse. Sicuramente l'artigianato rappresenta il saper fare per eccellenza, il saper usare anche le nuove tecnologie e soprattutto il saper formare e trasmettere nel tempo le competenze che sono il fattore centrale su quale si basa la competitività. Quindi la Regione Emilia-Romagna da un lato interviene a sostegno delle imprese, della loro qualificazione, penso al tema delle reti, al sostegno delle reti di imprese, come abbiamo già fatto in passato, come stiamo facendo, a internazionalizzazione per quelle imprese che ancora non esportano, con i bandi sia per i consorzi export che per le singole imprese, e poi tutta la parte di sostegno al credito, all'accesso al credito con i fondi starter, per quindi le nuove imprese, ma anche con la garanzia e il sostegno ai consorzi fidi su quali stiamo intervenendo anche per sostenere la capitalizzazione attraverso le imprese. Poi dall'altro abbiamo tutta la formazione che viene fatta sia per i profili professionali, per le qualifiche professionali che trovano spesso proprio nelle imprese artigiane poi il loro sbocco naturale, ma anche lo sforzo sulla rete ITS, che come sappiamo è questa rete che crea questi tecnici del post diploma molto ben formati sui diversi ambiti e che coniugano il saper fare con anche le competenze manageriali oggi richieste. Poi ancora c'è un altro livello di politiche che sono quelle degli incubatori, dei Fab Lab di cui oggi si è molto discusso, dove nascono e crescono molte imprese che sono ovviamente per definizione imprese artigiane orientate al fare il loro business, le loro attività, e questa è una rete fondamentale perché appunto dà vita a tutta una serie di iniziative, poi anche per l'internazionalizzazione, anche queste attività che vengono svolte in Silicon Valley sono molto molto utili proprio per sostenere la crescita di questo nuovo artigianato.